stato il nostro primo workshop regionale, un momento in cui ci confrontiamo rappresentanti in regione, rappresentanti comunali, attivisti e cittadini sui temi della regione che poi ricadono sui territori. È stata una giornata per me molto interessante di scambio, di confronto su tanti temi. Io in particolare ho parlato di fusione dei comuni perché è uno di quei temi che rimangono un po' nascosti ma sono dentro la legislazione regionale e poi ricadono direttamente sui comuni. Noi riteniamo che dove una fusione possa funzionare, questa deve partire dal basso e dai cittadini, coinvolgendo i cittadini. Finalmente anche questa amministrazione regionale si sta svegliando e sta capendo che fino ad oggi ha sbagliato. I nostri suggerimenti di coinvolgere i cittadini fin dall'inizio stanno cominciando ad entrare. Speriamo che dove può funzionare una fusione, con questo metodo si raggiungano dei risultati utili ai cittadini, altrimenti è meglio lasciare perdere. Tra le tematiche che sono di competenza regionale ma che ricadono direttamente sui territori, molti cittadini hanno chiesto appunto di affrontare il tema anche del turismo. Tutta la regione è interessata dal tema del turismo, non solo la nostra costa. Abbiamo affrontato il tema della destinazione turistica, del cambiamento della legge sul turismo, della legge regionale e gli eventuali pericoli che si nascondono dietro questa legge, cioè quelli di non sviluppare abbastanza il turismo proprio invece in quelle località che avrebbero maggior bisogno di risorse, di essere incentivate per poter sviluppare questo tipo di economia sui territori. Non solo mare, tutta la regione va incentivata e abbiamo affrontato anche questo tema per capire come poter proporre soluzioni. È stato molto positivo, abbiamo parlato anche di piano aria, di inquinamento, di quello che sono le criticità di questi atti di pianificazione della regione. Devo dire che il bilancio è stato molto, molto positivo perché c'è stata molta risposta e interesse da parte dei cittadini. Ovviamente non sarà l'ultimo ma solo il primo degli appuntamenti, il prossimo che abbiamo già deciso e trovato il luogo sarà a Piacenza, lo faremo a metà aprile.